Ciao, nel video precedente abbiamo trattato quelle che possono essere le possibili cause che determinano un dolore dietro la nuca. In questo, invece, mostreremo alcune strategie che possono essere efficaci per contrastarlo. Come avrai capito, le possibili cause sono davvero tante e diciamo che le più frequenti sono chiaramente una perdita di mobilità del tratto cervicale, che determina quindi una rigidità a livello della nuca e soprattutto una perdita di forza e di tono muscolare dei muscoli che dovrebbero sorreggere il capo, che determina appunto la presenza di appunto rigidità, ma soprattutto anche di contrattura muscolare. Vediamo quindi alcune strategie per contrastare questo dolore. Aspetta però, prima di continuare, ti invito ad iscriverti al nostro canale ed attivare le notifiche per non perdere tutti i video che ho preparato per te. Come prima cosa, ci tengo comunque a precisare che il dolore dietro la nuca può essere causato sia da problematiche inerenti alla cervicale, sia eventualmente da altre problematiche anche gravi, per cui è molto importante eventualmente rivolgersi al proprio medico per escludere determinate problematiche e quindi concentrarci esclusivamente su quelle che riguardano la cervicale. La prima cosa che ti consiglio assolutamente è quella di eseguire almeno una radiografia cervicale. Probabilmente palpando la zona dietro la nuca sentirai la muscolatura rigida e probabilmente molto contratta e dolente. Questo è un sintomo abbastanza frequente e soprattutto una condizione che ci fa proporre e ci fa capire che in quest'area dovremmo lavorare per appunto mobilizzare il collo e soprattutto andare a rinforzare quei muscoli che sono deficitari. Esiste eventualmente un brevissimo e semplicissimo test che potrai eseguire facilmente per valutare tale condizione. Avremo la possibilità di testare la forza e soprattutto la resistenza dei muscoli cervicali con un semplice test. Basterà sdraiarsi a pancia in sotto, poggiare la testa con la fronte contro il terreno e le braccia lungo il tronco. Sarà possibile con il mento, diciamo, rivolto verso il basso, andare a sollevare un pochino la testa, andando quindi a, staccare il mento dal pavimento. Eventualmente, qualora dovesse esserci una debolezza, potresti verificare quindi un tremolio da parte dei muscoli cervicali che andranno quindi a andare in spasmo per una mancanza di tono muscolare e potrebbe comparire come per magia il dolore che normalmente ti attanaglia. Gli esercizi che ora ti proporrò saranno esercizi volti a mobilizzare le vertebre cervicali, allungare quelle che sono anche le strutture legamentose e anche i muscoli, ma soprattutto alcuni esercizi serviranno a rinforzare questi muscoli che dovranno sorreggere il capo. Ma non perdiamo tempo ed iniziamo immediatamente.
Bene, come visto sono degli esercizi abbastanza semplici, ma necessitano da parte tua di una certa costanza nella loro esecuzione e nella loro ripetizione. Infatti ti consiglio di eseguirli almeno per 15-30 giorni e soprattutto di eseguirli quotidianamente. Infatti tali strutture necessitano di un trattamento continuo per essere allungate e i muscoli necessitano appunto di svariate serie per giorni ripetuti per essere rinforzati ed arrivare quindi ad un tono muscolare adeguato a sostenere il peso del capo. Se non dovesse bastare, chiaramente si dovrà intervenire con delle terapie di tipo fisioterapico ed osteopatico per andare a eventualmente decontrarre quei muscoli che sono contratti, eventualmente eseguire delle terapie di tipo manipolativo per andare a sbloccare i segmenti in disfunzione e in blocco, e soprattutto l'utilizzo di terapie fisiche come il laser di Myoyag, che è davvero interessante e assolutamente efficace per trattare e soprattutto decontrarre i muscoli suboccipitali, ma soprattutto anche terapie abbastanza semplici come la Thekla terapia, anch'essa molto efficace in questo tipo di patologia. Chiaramente la valutazione clinica e soprattutto individuare in maniera precisa quelle che sono le possibili cause è una condizione importante per eseguire un buon lavoro. Per questo, se sei di Roma, ti aspettiamo nel nostro studio per una valutazione gratuita del problema e per creare quindi un piano riabilitativo specifico e assolutamente personalizzato per il tuo caso e soprattutto per creare quindi un percorso che dovrai eseguire gradualmente per riuscire a guarire e soprattutto ad avere meno fastidio dietro la nuca. Bene, quindi se ci sono domande qui sotto nei commenti ti aspetto per rispondere nel più breve tempo possibile. Se non l'hai fatto, metti like a questo video. Io ti aspetto al prossimo. Ciao!